Ti conosciamo perché tu fai un sacco di imprese con la bicicletta, ma questa volta fai un tour speciale, un tour nel nord Italia, in tutti gli istituti oncologici. È un tour dove affronterò appunto questi ospedali, ci saranno pazienti, ex pazienti, alle quali io cercherò di dare tutta la mia forza, tutta la mia grinta e far credere a loro che grazie alla medicina e grazie alla ricerca, se non metti assieme la tua forza e la tua energia positiva, a volte fai anche fatica a affrontare. Perché la tua storia ti ha insegnato che tu hai vinto la tua battaglia con un tumore, con grande forza e volontà e con la bicicletta. Certo, certo. Io dico sempre che grazie alla prevenzione, grazie al professor Umberto Veronesi e grazie alla forza che ho, mi sono ritrovata proprio grazie alla bicicletta, perché la bicicletta mi ha permesso di costruire così una forza dentro di me che non avrei mai immaginato di avere. Il 7 maggio, con gli amici Carla, Gloria e Perluigi, salirò in sella per contribuire al sostegno di un progetto di ricerca della Fondazione Umberto Veronesi sul tumore al seno metastatico. 10 giorni in bici, toccando tutti i maggiori ospedali d'Italia. Milano l'8 maggio, Torino il 10 maggio, Alessandria l'11, Masone Genova il 12, Parma il 13, Bologna il 16, Padova e Vicenza il 17, per veicolare un messaggio di speranza e raccogliere fondi che permetteranno finanziare parte della ricerca del dottor Gian Piero Margaria, un giro al quale tutti i ciclisti della zona potranno partecipare. Donate, donate, donate per la campagna In Sella per la Ricerca. Grazie Loretta, buon tour e buongiorno mattino. Grazie, grazie a voi e buongiorno mattino.